scoperto un finto sacerdote al santuario di Europa. L'uomo è un 43enne veneto che si spacciava per un cappellano militare. Secondo un'indagine del Centro Studi Sintesi, Biella è la quarta città d'Italia per quel che riguarda la regolarità del pagamento delle tasse. Maglia nera a Crotone. Il progetto Primary Nursing viaggia da Biella a Trento. Una delegazione trentina è arrivata per imparare sul campo i segreti del mestiere. Ferie per i biellesi tra partenza e ritorno, ma anche con chi è rimasto a casa. L'inchiesta di oggi è per sapere com'è andata. Con una coloratissima sfilata si sono inaugurati ieri i campionati mondiali dei cercatori d'oro. 300 gli atleti provenienti da tutto il mondo. Un caro saluto e benvenuti a questa edizione del notiziario, telegiornale che si apre con una notizia curiosa. Un finto sacerdote veneto di 43 anni è stato smascherato al Santuario di Europa. Per ora bocche cucite dall'importante centro religioso bielese che non conferma e non confuta la fuoriuscita di notizie. Si sa solo che il 43enne è arrivato al Santuario Mariano qualche tempo fa spacciandosi per un cappellano militare. In realtà poco dopo sono iniziati alcuni sospetti da parte dei colleghi per alcune lacune comportamentali. Da lì ricerche più accurate da parte del santuario hanno smascherato il 43enne che non solo è risultato non essere cappellano militare ma addirittura nemmeno sacerdote. Da qui è partita la denuncia. Ed ora andiamo a vedere un servizio di Elena Lovero che parla di come Biella sia una città virtuosa, infatti è al quarto posto per quel che riguarda la puntualità sul pagamento delle tasse. Al primo posto Trieste, maglia nera a Crotone. Biella ha la medaglia di legno come città virtuosa per il pagamento delle tasse, preceduta sul gradino più alto del podio da Trieste, argento per Belluno e terzo posto per Aosta. I biellesi, nonostante le difficoltà economiche, si dimostrano ottimi cittadini che pagano le tasse. Crotone invece in testa per quel che riguarda la classifica dell'evasione fiscale. In Italia sono 8 milioni i contribuenti potenziali nel buco nero dell'economia sommersa, che rifiuta per definizione ogni tipo di tracciabilità. Secondo l'Istat vale tra i 225 e i 275 miliardi di euro, ma in base ad altre stime su dati Eurostat supera i 330 miliardi e assorbe il 21% del PIL rispetto a una media europea del 18,4%. Il Centro Studi Sintesi, misurato per il Sole 24 Ore, il grado di infedeltà fiscale sul territorio, arrivando a individuare una media del 20,7% di possibili evasori, in pratica 1 su 5. In tutto il nord presenta performance migliori della media nazionale. Le note dolenti arrivano dal meridione, ultima è la Calabria con 4 infedeli potenziali su 10, seguite da Campania e Sicilia con il 34,2% di contribuenti che mancano l'appello del fisco. Tutte le province del Mezzogiorno in realtà sono nella lista nera, mentre oltre alle province già citate in quanto virtuose ci sono Gorizia, Bolzano, Trento, Bologna, Siena e Genova. Le grandi metropoli del centro-nord poi escono indenni dal confronto. Milano, Firenze, Torino e Roma registrano tassi di infedeltà fiscale più bassi rispetto alla media, mentre in due grossi centri del meridione, Napoli e Palermo, i potenziali evasori sono un terzo del totale dei contribuenti. Voltiamo pagina e parliamo della eccellenza sanitaria nel biellese con un servizio che riguarda il primary nursing, ovvero la presa in carico di un paziente da parte di un infermiere per tutta la degenza del malato. Una delegazione trentina è arrivata a Biella per apprendere sul campo le nozioni in merito. Il progetto Primary Nursing sbarca a Trento e lo fa con una delegazione venuta dal Trentino al degli infermi di Biella. Infatti l'ASL di Biella è tra le pochissime aziende in Italia ad aver adottato questo innovativo modello di assistenza che consiste nella presa in carico del paziente da parte di un infermiere di riferimento per tutta la durata della degenza.
La Sbiella ha iniziato a sperimentare questo tipo di assistenza infermieristica in medicina interna nei primi mesi del 2010, dopo circa 3 anni di studio, e vanta in questo ambito un'esperienza tra le più consolidate sul territorio nazionale, dove sono ancora pochi i centri che hanno adottato tale modello, spiega Antonella Croso, responsabile della struttura semplice direzione delle professioni sanitarie. Sta diventando per noi una tradizione ospitare nei mesi estivi delegazioni provenienti da altre realtà sanitarie che vogliono approfondire la conoscenza sul campo del primary nursing. Lo scorso anno, in agosto, avevamo ricevuto alcuni colleghi dell'azienda ospedaliera di Reggio Emilia, fondamentalmente con l'applicazione del primary nursing, l'assistenza al paziente garantita da un infermiere di riferimento che gli viene assegnato e che diventa di fatto operativamente responsabile del suo percorso assistenziale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutta la durata della degenza. L'infermiere primario programma e dispone tutta una serie di istruzioni ed interventi assistenziali che in sua assenza, durante la normale turnazione, i colleghi provvedono a portare avanti al fine di garantire continuità assistenziale nella gestione dell'ammalato. E agosto è un mese di ferie tra partenze e arrivi, ma c'è anche chi è rimasto a casa. Sentiamo in questa inchiesta di Beppe Carelli com'è la situazione in città. Biella, distratta dal periodo feriale, vive le sue giornate assolate in pieno relax, con molti biellesi che si alternano nei viaggi tra partenze e ritorni, con chi invece è rimasto a casa per problemi di crisi. Ma sentiamo in questa inchiesta come hanno vissuto il periodo feriale e dove si sono recati in ferie i biellesi. Sono venuto appunto qui a Biella. Sei in ferie qui a Biella? Sì. Da dove arrivi? Da Puglia, da Foggia. Quanti giorni ti farai? Tutto il mese di agosto. E Biella come la trovi? È una bella cittadina, c'è il verde, mi piace un casino. Non siamo andati da nessuna parte. Come mai? Per la crisi. Siamo tutti e due disoccupati noi. Sì, quest'anno sono andata. Dove è andata di bene? Sono andata in Grecia una settimana. No, l'anno scorso non le ho fatte le ferie, quindi quest'anno in proporzione è andata meglio. Quest'anno le ferie le farò tra 15 giorni, un'offerta last minute con un'amica che ho conosciuto in una precedente vacanza. Dove sarete? Un last minute, per ora pensiamo Tunisia. Un po' per risparmiare, un po' per impegni di lavoro, si è deciso all'ultimo momento. Niente ferie? Come mai? Come mai, pochi soldi. Solo quest'anno, l'anno scorso studiate? L'anno scorso sì. Siamo stati in ferie il mese di luglio. A Capesterel in Francia, ci siamo fermati 12 giorni e niente, adesso agosto stiamo a casa perché in giro c'è troppa gente, pensiamo di fare ancora 8 giorni a settembre. Un paio di giorni. Dove di bello? Sono andata a Sanremo. E come mai sono un paio di giorni? Economicamente potevo permettermi quello. Sì, infatti. Ci siamo accontentati. E abbiamo fatto 2 giretti, uno al mare e uno in montagna rifugi. Quanti giorni? Una quindicina, tra le due possibilità. Una settimana al mare, una settimana in montagna rifugi, giro dei rifugi, camminare. E praticamente, da buoni pensionati no, chiaramente come tutti, con un occhio di riguardo che insomma... Sappiamo anche noi che i tempi stanno cambiando e si sente, per cui con un po' di discrezione, ma ci siamo riusciti lo stesso. Sono andata a Schiatos una settimana con 2 amiche e era fantastico, lo consiglio a tutti. Tutto nella norma, sì, abbiamo visitato la cittadina, è molto carina, è vivibile, e ci sono un sacco di giovani e basta. Il mare è stupendo. E non propriamente di ferie, ma comunque una situazione di viaggio e di vacanza per delle ragazze macedoni che sono venute a Valle San Nicolao nel Biellese nell'ottica dello scambio culturale. Vediamo come sta andando la situazione nel servizio di Stefano Villa. Qual è la maggiore difficoltà che hai trovato da quando sei venuto in Italia? Ma per adesso non è che ho trovato grande difficoltà, soltanto che a Biella questo periodo probabilmente
visto che siamo nel mese di agosto, è un po' vuota e quindi non è che possiamo incontrare tanta gente giovane, diciamo, locale. Forse fino ad adesso questo è l'unico problema che... Quanto durerà questo periodo di tirocinio in Italia? Questo periodo di tirocinio durerà 2 mesi. E in questo periodo di tirocinio che attività stai svolgendo? E quindi adesso stiamo lavorando sulla promozione turistica sia dell'Italia che della Macedonia qui, e quindi lavoriamo praticamente sulla promozione del Piemonte e del Bielese e anche quella promozione della Macedonia, e proprio per questo abbiamo creato anche una pagina dove tutti quelli che sono interessati ci possono trovare, che si chiama Il Turismo Italo-Macedone, quindi ci potete aggiungere su Facebook e così avere più informazioni di quello che stiamo facendo. Ringraziamo Elena per l'intervista rilasciata. Grazie. E in questo periodo di tirocinio quale attività stai svolgendo? Noi ora, facendo il tirocinio, facciamo delle attività che riguardano i progetti europei che riguardano i giovani, e anche lavoriamo sulla promozione della Macedonia in Italia e anche del bielese in Macedonia. E questo periodo ti servirà anche per studiare l'italiano, ovviamente? Certo, io tanto studio lingua e letteratura italiana presso l'Università di Santi Cirillo e Metodio a Skopje, allora sì, mi serve molto, cioè uso la lingua, è una buona esperienza per me. Ringraziamo Maddalena per l'intervista rilasciata. Grazie. Due ali di folla hanno accompagnato ieri in città la sfilata di inaugurazione dei mondiali dei cercatori d'oro. Circa 300 sono gli atleti accorsi in Valle Elvo alla ricerca di pagliuzze d'oro. Grande sfilata ieri sera in centro a Biella per l'inaugurazione dei mondiali dei ricercatori d'oro. Vestiti colorati, musica e bandiere, una vera festa alla sfilata che è partita ieri alle 19 dai giardini Zumaglini di Biella. Dai campeggi, rigite fuori porta, i turni d'apertura dei ristoranti, nulla è stato lasciato al caso per quello che è stato più volte definito l'evento clou del biellese. Si tratta di un avvenimento eccezionale per il quale i biellesi da ormai mesi sono al lavoro al fine di rendere questa esperienza unica per le 2000 persone attese in provincia. Quasi 300 gli iscritti arrivati da tutto il mondo. Gli appassionati sono arrivati in Valle Elvo da Australia, Sudafrica, Nuova Zelanda, Honduras, Svezia e Finlandia alla ricerca di pagliuzze o lamine dorate mescolate tra i detriti e altri minerali da cercare nelle vasche nell'area di gara realizzata a Mongrando. La manifestazione si concluderà sabato. E Deus ex machina dell'organizzazione è il presidente dell'Associazione Mondiale dei Cercatori d'Oro, un biellese, ed è Arturo Ramella Banieri che abbiamo intervistato sull'evento. Siamo in compagnia di Arturo Ramella Banieri, presidente dell'Associazione Mondiale Cercatori d'Oro, seconda edizione dei campionati mondiali in quella di Mongrando, nella Valle Elvo. Una grande soddisfazione per tutta la valle, tutto il biellese e il vostro movimento. Sicuramente sì, perché ospitare un campionato mondiale a distanza di soli 4 anni è una cosa straordinaria. Pochissime nazioni l'hanno fatto, credo soltanto la Finlandia che li ha inventati. Sappiamo che i problemi organizzativi sono sempre maggiori, complice la congiuntura economica sfavorevole, qualche normativa, ma abbiamo visto davvero un grande sforzo anche pratico in quel di Mongrando, allestita un'arena spettacolare con delle vasche e anche addirittura la Cracking Art che ha messo degli animali in plastica. Esatto, gli amici della Cracking Art hanno voluto anche loro darci un po' di visibilità e quindi abbiamo messo un po' di suricati a guardia delle vasche di gara. Devo dire, a proposito dell'arena gare, che oggi abbiamo avuto l'ispezione da parte del Comitato Internazionale dei Giudici che ha approvato a pieni voti, potremmo dire, l'arena gare, quindi siamo veramente soddisfatti. Redazioni televisive, radiofoniche da tutto il mondo, anche giornalisticamente parlando, una partecipazione particolare, quella della redazione di Topolino, perché insomma Paperone e Paperoni ha iniziato cercando l'oro. Eh beh sì, ha reso famoso tutto quanto il movimento, ci saranno i Topo Reporter, come li chiamano, nei prossimi giorni, e quindi sarà anche interessante vedere che cosa scriveranno questi giovani cercatori d'oro su Topolino.
E quindi, in attesa di leggere quello che diranno e scriveranno i Topo Reporter, chiudiamo qui questa edizione del nostro notiziario. Gli orari delle edizioni sono nella videata in coda alla sigla. Da parte nostra un caro saluto a tutti voi.